siete il mio nuovo libro, Non c'è due senza me, di tutte le librerie d'Italia. Correte a prenderlo e lo trovate anche su Amazon. Vi lascio il link in descrizione nel primo commento. Mentre sempre in tutte le edicole d'Italia è uscito il mio album con le figurine, con un gioco di carte e un sacco di sticker da collezionare. Ragazzi, non so perché Brookhaven si è aggiornato. Non tutti sanno che ogni due venerdì Brookhaven si aggiorna. E come potete vedere dalle mie spalle, oggi si parla non di un aggiornamento normale, ma di un super mega aggiornamento. Il centro di Brookhaven stava cominciando a diventare un po' vecchio. Ormai è da 4-3 anni che è sempre uguale, a parte qualche aggiunzione come per esempio il museo oppure la lavanderia. Ma oggi, ragazzi, siete pronti perché sono state aggiunte e modificate un sacco di cose super importanti per il nostro roleplay. Niente, come al solito, ce lo direi tutto tu, va bene, quindi... va bene, vi posterò tutto con calma. Sì, io inizierei dalla cosa meno bella a quella più bella. Cominciamo dal fatto che sono state modificate un sacco di strutture al centro. Iniziamo da quella meno modificata. Come sapete, uno degli scorsi aggiornamenti è stato la banca di Brookhaven, no? C'è stato un altro aggiornamento su questa banca e notate che è un po' diversa. È un po' più grigia, è un po' più grigia, un po' più professionale. Sono cambiate le texture, non so se vedete i tappetini, il pavimento è diverso, le luci sul soffitto. Poi qua dietro ci sono i vetrini, è molto diversa. C'erano, sì, i vetrini non c'erano, vero? No, non c'erano, non c'erano. Questo era bianco. Anche il pavimento, cioè soldi. L'ascensore. Datemi un prestito, no, non so se ti conviene. Prendiamo un attimino la carta e vediamo anche sopra come è stato modificato. Guarda, queste sedie non c'erano qui. Ah, queste guarda, hanno modificato anche questo muro, adesso è grigio. Sì, ma hai visto anche la banca, è stata modificata. Sì, aspetta, fatemi prendere la bomba. Oh no, beh, è stato modificato tutto ed è stato... Potendo aggiungere un po' di soldi, no. No, qua dentro è sempre uguale. È stato modificato solo... Ah, scusa, visto che c'eravate, potevano mettere qualcosa in più, eh. Guarda, ci sono questi tubi in più. Oddio, che casino. Sono cambiati i colori delle pareti, ok. E poi sono cambiati qua. Praticamente è cambiato l'aspetto estetico di questo posto. Aspetta, ma anche il bancomat! Guarda che è cambiato! Cioè, oh, sì! C'è molto più carino, molto più carino. Oddio, l'immagine un po' più HD poteva essere, ma l'hanno cambiato anche giù? Mamma mia, aspetta, facciamo passare, ecco. Vediamo se hanno cambiato anche giù. L'ascensore è nero. Ci serve la carta nera. Ci serve la carta bianca. Vediamo un attimino se la banca è stata modificata anche giù. Vediamo se è stata, ma anche se non credo, già, perché quella è... Ah, sì! No, siamo di nuovo qui. Siamo degli stupidi. Mi sa che ci fa fare una alla volta, Jenny, te ne vai? Vai. Grazie. Come immaginavo, no, il sotto non è stato per niente modificato, visto che era appena stato aggiornato, quindi dovevi modificare. No, niente. Però la parte di sopra, ti posso dire, della banca mi piace tipo il triplo. È molto, molto più bella, ragazzi. Però diteci ovviamente nei commenti, qualcuno ha rubato qualcosa, l'ho visto. Se vi piace di più questa banca, io la trovo professionale. Cioè, se io entro qua dentro e vedo qualcuno lavorarci... Mi ispira, mi ispira. Molto più professional, sì. Ti posso dire una cosa, sembra molto più ben riempito in questa banca. Allora, io non dico niente, non dico niente. Secondo me sta prendendo ispirazione, ma... Anche, così, allora, so, questa pianta mi sembra anche nuova. Non l'ho mai vista su Brookhaven, è stranissima. Ed è l'unica, guarda, cioè, queste qua ci sono già, le abbiamo viste in un sacco di case. Quella pianta nuova, l'unica... Aspetta! Ma in che senso? Posso aprire un conto adesso? Se schiacci E... Che dici? Guarda, apri un conto, posso scegliere se voglio la carta blu o la carta rosa. Sì. Non ci posso credere, però posso mettere ovviamente qui. Ah, hai cambiato il rumore e mi dai i soldi. Okay. Molto molto bella, voto a questa banca 8. No, no, si poteva fare anche prima. Ah, no, allora, non sai che cosa? Avrei voluto, come appunto su Barry, una porta qua. Facci una porta. A me piace molto. Ed è ancora più banca, perché poi le banche sono chiuse. Vieni qua, vieni qua, perché c'è stata un'altra modifica. Il negozio di vestiti di Brookhaven è stato completamente modificato. Numero uno, la scritta è bianca, le stelline sono cambiate, non è più arancione. E dentro è un negozio di Barry Avenue, fatto benissimo. Sì, è un negozio di Barry Avenue, è identico. Bello il colore. Allora, il pavimento è sempre in legno. E qua abbiamo il bancone per insomma, sembra un po', non lo so, un Bershka, per vendere i vestiti. Qua abbiamo la vetrina addirittura con i vestiti più grandi che non possiamo prendere. Sì. Io schiaccio qua, mi dà sempre dei vestiti a caso. Sì. Però questa volta, non so se vedi, c'è il simbolo, questo per le ragazze, quindi i vestiti femminili. E poi qua ci sono i vestiti
maschili per i ragazzi. Poi ognuno si mette quello che vuole. Ci sono anche due sezioni, perché adesso ci sono pantaloni, magliette, altri pantaloni e i costumi. Ah, ok, vediamoli tutti. Allora, cominciamo da questa parte qui. Questi sono i pantaloni maschili, vabbè, che sono i soliti. Prende dal catalog dei pantaloni a caso e te li mette, tipo quelli di Goku, molto interessante. Qua c'è uno specchio che non funziona, perché, non ne ho idea. Vediamo le magliette, che vabbè, sono sempre magliette a caso. Però di qua, dalla parte maschile, non posso cliccare niente dei pantaloni brutto, in più. Brutto, com'è possibile? Nella parte femminile sì, qua no. E invece nella parte femminile ci sono un paio di cose, tra cui questi, che sono i costumi. Hai ragione. No, vabbè. Hanno aggiunto una sezione solo per cambiarti i costumi. Sì. Ho il costume Gucci. Sì, è molto carino, devo dire, Franci. La pizza. Mamma Vedi, mia. Questo è per i costumi. Qua ci sono pantaloncini, pantaloni lunghi. Ah, posso e pure magliette. Cambiarmi. Ma perché le ragazze hanno tutte queste scelte? Ma i pantaloncini. Ma che i ragazzi devono avere i pantaloni? I pantaloni lunghi e le magliette. Cioè, le ragazze hanno una quantità di scelta mostruosa. Ok, vabbè, che i ragazzi qua, possono mettere. Sinceramente, un ragazzo, se clicca qui e si prende un pantaloncino, non cambia niente. Guarda, se lo potrebbe pure mettere Francia, una cosa del genere. Però, insomma. Però mi dispiace che hanno solo due sezioni. Magari lo deve aggiornare. Questa parte diventerà cliccabile, no? Perché sembra che abbia fatto i vestiti femminili di costumi. Voleva fare quelli maschili. Lo deve aggiornare per forza, perché l'ha messa qua. E poi, guarda qui, Ro. Secondo me questa è la cosa più bella. Allungato il negozio di vestiti per poterci mettere un camerino spogliatoio. Che è molto molto bello. Franci, sei in mutandine, ti puoi cambiare per favore, grazie. È molto 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 carino. Non ho capito cosa c'è allora. No, niente, non c'è niente, perché hanno chiuso un po' la scala qua dietro per fare questa parte in più. Devo dirti, mi piace da morire. Penso che è molto più bello. Non do un 9 perché... E pure i ragazzi penso che abbiano bisogno del loro reparto costume e qualcosa di più cliccabile. Per il resto, secondo me, è veramente, veramente bello. Uguale a Barry, comunque. Giustizia! Io me lo segno. Vedi, ma perché... Allora, sta diventando... Se devo fare una critica, Brookhaven è poco luminoso. Sì, è vero, però sì, a me piace da morire. A me piace, sinceramente, mi piace queste due... trasformazioni. E sono sicura che nei prossimi aggiornamenti cambierà tutti i negozi. Allora, qua il dentista sembra un po' diverso la scritta. Non lo so, però. No, ma c'entra niente. Uguale, andiamo da un'altra parte. Perché in realtà una cosa è diversa. Hai proprio ragione. Vieni qua. Cosa? Non ha cambiato solo Rockstar. Vedi questa cosa di Rockstar che pende fuori? Le ha cambiate tutte quelle di questi negozi in fila. Tu dici prima che erano sono diverse? Sì, erano dei triangoli prima, adesso sono solo pendenti e basta. Allora, non sono sicura di questa cosa, però in caso sono molto carini. Andiamo a vedere un'altra cosa che è stata aggiunta e ci lasciamo ovviamente il meglio per la fine. Avete presente il posto dove si aggiustavano le macchine? Beh, è stato completamente cambiato. Adesso non è più un meccanico, ma è un venditore di auto, un automall, ok? E tutta la struttura esterna è stata cambiata ed è stato ingrandito da morire. Abbiamo qui sempre lo spot per mettere le macchine di lusso. Si può adesso anche cambiare! No, vabbè. Non so se si poteva cambiare anche prima... Però io nel dubbio lo dico, mi correggerete voi nei commenti. Poi abbiamo qua dei pulsanti per chiudere e aprire il garage. Mamma mia, wow, molto impressionante. Aspetta, c'è l'autofficina. Vieni qua, dietro, iniziamo e dalla poi porta. Iniziamo il negozio. Porta. Qua abbiamo il negozio, come hai detto tu, per l'appunto. Che però adesso non ha molto senso perché ce ne sono due negozi di auto. Secondo me lo toglierà l'altro. Qual è l'altro negozio? Ora te lo faccio vedere. Allora, senti, vedi qua, puoi vendere le macchine, no? Se noi torniamo di qui, adesso lo guardiamo, vieni un attimo. E andiamo dall'altra parte. Vieni, seguimi. Non ha senso, vuol dire che l'altro lo rimuove. Te lo dico io, l'altro lo toglie perché pensa che sia... Penso che sia inutile adesso averne ma due. Ma quello è un negozio di parti di macchine. No, qua dove c'è il museo, se andiamo qua sopra, ok? Adesso entriamo. E modifichiamo e mettiamo... Empty for RP. Aspetta, che vuol dire? L'ha modificato? Togliete un attimo. Toglietevi. No, aspetta. Non c'è più. Non c'è proprio. Hai ragione. Non c'è più. L'ha tolto. Ha fatto una stanza vuota. C'è scritto stanza vuota per roleplay. Per roleplay. Sicuramente ci metterà qualcos'altro, ragazzi. No, secondo me l'ha messo in modo che tu puoi farti il tuo negozio qua come vuoi con i props.
secondo può me. Può essere bello anche così, Bellissimo, ci inventiamo i nostri negozi. Ragazzi, nei commenti diteci che negozio dobbiamo inventarci per i prossimi video. Oppure gli metti i mobili e lo vendi come appartamento, lo dai in affitto. Pure come appartamento è bellissimo. Sì. No, ok, vedi che allora non aveva senso. L'ha rimosso per rimetterlo dall'altra parte. Ottimo. Bella idea, vuol dire che finalmente Wolfpack ha capito che e sta facendo, posso dire, bell'aggiornamento. Abbiamo però, appunto, ritorniamo all'automall, che adesso praticamente l'altro non esiste più, in poche parole. Allora, qua abbiamo un divano. Jenny, ti stai facendo un caffè? Beh, buono. Sì. Ok, abbiamo la macchinetta del caffè. Qua abbiamo due posti per vendere le auto. Secondo me questo è per i pezzi e quelle per... No, in realtà ce ne sono diversi. E vedo che sulle sedie ci sono delle scritte che ho scritto veicolo inventory. Praticamente quello che facevamo nell'altro negozio, dove potevi cambiare la macchina che c'era in vendita, adesso lo potete effettivamente fare qui. Ah, ok, ottimo. E poi sono state aggiunte anche le macchine nuove. Anche le macchine dell'aggiornamento di Pasqua. Questo è molto strano. C'è anche questo. E potete cambiarlo sia qui che ovviamente nell'altra sedia, perché Franci l'ha pure cambiato. Boom. Nulla, sono macchine che non funzionano, sono praticamente solo per venderle. Stai facendo il velino di auto, quello che fa vedere le macchine. Sto posando. Certo. Vediamo un attimino, speriamo bene. Qua abbiamo la luce. Mamma mia, perché quella luce non si spegne? Questo è un bug, è la luce, credo. Della macchina. No, quella sul tetto, vedi che è rimasta accesa? Quella lì. Questo è un bug. Grande, Wolfpack, giusto sto bug. Andiamo qua dietro. Aspetta, però vogliamo provarlo, metti notte. Vuoi proprio che vedo se effettivamente fa luce o no? Ok, aspetta. Notte, ottimo, spegniamo. Sì, fa luce. È proprio buggato, va bene. Okay. Lo sai che cosa? Io potrei giustificarlo così. I negozi si lasciano le luci accese per vederli da fuori anche la notte, effettivamente. Quindi magari è fatto apposta. Fa effetto, però, ti posso dire. Infatti, credo sia fatto apposta anche per i ladri. Non lo so, se c'è luce è più difficile. Guardiamo qua dietro invece, che è praticamente l'officina. Qua si entrano le macchine, quindi andiamo in mezzo alla strada e facciamo finta. Qualcuno diventa un meccanico e andiamo un attimino qui a modificare un attimino la nostra macchina. Io entro dal garage e poi posteggio ovviamente la macchina qui, ok? Come funziona? Poi si alza la macchina. Ok, no, devo stare nel veicolo. In che senso? Cioè, oddio, non potevo alzare la macchina se non stavo nel veicolo. Ok, la stiamo adesso effettivamente alzando. Ma io posso uscire adesso? Sì, adesso posso. E poi... hai messo tu i props qua, vero? Sì, guarda come esce bene. Bene, qua c'è scritto di mettere i punti, cioè le parti per riparare. Però poi noi possiamo modificarle e scrivere tipo pezzi di ricambio. Visto che le scritte sono in inglese, penso sia fatta anche apposta per cambiarle in italiano. Qua non ha messo niente, scusa. C'era la possibilità di mettere pezzi, cose. Sì, no, perché penso che te lo voglia fare a te con i props. Perché tutti i pezzi di ricambio sono con i props, se ci pensi. E infatti qua modificate la macchina da sopra, sotto, il motore. Guarda che bravo Franci che modifica le ruote. Guarda che fighissimo come roleplay da fare, Ragazzi, dobbiamo farlo per forza. Poi qualcuno ha messo questo per le biciclette. Guarda, io ti ho messo un po' di cose, guarda. Bello, e infatti fa un sacco effetto. Ho messo tutto io, pure le bici, guarda, è tutto carino. È molto carino, certo è molto molto vuoto. Però secondo me se lo riempiamo di macchine qua dentro diventa una figata. Venite fuori, prendete un paio di macchine. Ora noi siamo nel server privato, quindi ne possiamo spawnare tre per volta. Per esempio io ne metto un'altra qui sopra, che è nell'altro pezzo. E poi dovete metterne, ecco, metteteli tipo al centro, no? Visto è una specie di posteggio. Allora mettiamola qui e poi mettiamo questa. Dobbiamo anche dare un'auto di cortesia, sai che cos'è? Sì, è l'auto che quando tu dai la tua macchina, ma ti serve per andare a lavorare, te ne danno un'altra mentre aggiustano la tua. Esatto. Che non devi rompere, altrimenti sono cavoli. Che si potrebbe fare, sai, con quale macchina? Allora, c'è la macchina, quello del driver tester, no? Questa qui, aspetta, non è possibile spawnarla. Questa qui, ok? Se noi clicchiamo... e mettiamo qua auto di cortesia. Toh, te la sei fatta praticamente. Guarda qua. Questa qui, dopo che qualcuno, tu stai aggiustando la macchina di qualcun altro, la dai in prestito mentre stai tenendo la macchina di quella persona. Sì, ti danno quel mini 14. Bellissimo, ti posso dire che mi piace un sacco questo meccanico. Guarda qua dentro, con tutti i props fa una figura
incredibile con le macchie dentro. No, ragazzi, sono sicura chi ama fare questa cosa è tipo l'aggiornamento della vita. Oddio, ho visto che hai preso di petto Franci, praticamente. Ecco, così è pieno, dai. Guarda com'è, date un voto a questo posto. È davvero fighissimo. È veramente fighissimo. E voglio farci sicuramente un roleplay. Bene, questo adesso lo chiudiamo. Scusate, eccoci qua. Attento, Franci. Aiuto, l'ho ammazzato, Jenny. Un incidente sul lavoro. Aiuto, un omicidio sul lavoro. Approvato. Questo penso che sia uno degli aggiornamenti più carini, sinceramente. Bello che è stato tutto rimodificato. Volevo dare anche un'occhiata qua sotto la montagna, se c'erano qualche stanzina segreta. No, non ci sono stanze segrete. Però si è preso praticamente tutto il posto che c'era qua sotto la montagna, che prima era molto molto più largo, dove c'era il passaggio segreto. Ma guardiamo. Secondo me la cosa mia preferita è di qualunque persona che vedrà oggi Brookhaven. Io ne sono certa che la gente adesso sarà sempre in questo posto. Jenny, hai visto già di cosa sto parlando? L'ho visto perché ci siamo passati di fronte. Ragazzi, questo credo che superi ogni negozio di alimentare, anche quello di Barry. Allora, è troppo bello. Finalmente hanno cambiato il supermercato di Brookhaven. E posso dire una cosa, bellissimo. Voglio che fa questa cosa a tutti i negozi. A tutti i negozi. Allora, numero uno sembra più grande. Che l'ha allungato. No, è più grande, l'ha allungato tantissimo. Ah sì, perché guarda qua non c'è più il parcheggio. Ti ricordi che qua c'era un parcheggio sotterraneo? Esatto, adesso ci ha messo un albero. Wallpack, fallo ancora più grande e allungalo fino alla fine e togli quell'albero. Dai, puoi farlo, può farlo. Può farlo. Allora, vediamo un attimino. Abbiamo qua il supermercato, dove qua c'è la bakery, che è la panetteria. Peccato che non si Mamma può mia. Cambiare. Sai che cosa? Mi dispiace che non ha messo quello per ritirare i numeri. Ti posso dire una cosa? Sembra la Lidl. Sarebbe stato stratosferico. Non sì, sembra una Lidl. È uguale. Allora, abbiamo qua tutti oggettini che penso siano pane. Abbiamo le ciambelle, pezzi di pane. Sì, questi oggetti tutti non possono di essere panini, presi. Panini e dolci. E fanno anche. Qua vendono pure le torte per i compleanni. C'è scritto birthdays. Infatti qua puoi prendere la torta. Gli oggetti qua sono prendibili. Ci sono poi i cupcake. Poi c'è scritto fresco a caso. Fresco. Nel dubbio è fresco. E poi abbiamo qua i biscotti che si possono prendere. Questi fresco non c'erano prima. Nel senso che hanno appena sfornato il pane, capito? Vabbè, pane fresco. Vabbè, non so quanto può essere fresco. Però noi ci chiediamo. Qua la cassa è sempre uguale, noto. Semplicemente è cambiato il colore ed è più tipo con... Tutto in legno hanno fatto. Esatto, c'è scritto qua candy. Poi abbiamo... Oh, l'abbiamo fatto l'altra volta nel video dell'Italia. Te lo ricordi? Sì, l'abbiamo modificato noi. Il banco frutta. Cioè, Wolfpack... Ragazzi, ne sono convinta. Ha visto il nostro video, ha detto... Oh, ma questi qua hanno migliorato un sacco il supermercato. E hanno fatto effettivamente... Cioè, dai, Jenny. Abbiamo l'altra volta modificato anche noi il negozio di vestiti... La banca è il supermercato. Per me, cosa, ragazzi, fatto bene. Secondo me, scrivete nei commenti hashtag iWolfpack, perché secondo me ci guarda. I banco freak sono stati cambiati. Qua cosa c'è? Ah, qua sempre per andare nella scala. Abbiamo Coca-Cola, Gatorade, acqua, sempre uguali. Sono cambiati solo, insomma, il colore. Abbiamo qua i distributori di pizza. Le patatine sono messe adesso su le degli patatine, scaffali. Poi ci sono altri scaffali del terreno. Oh, ok, scaffali fammi finti. Vedere se adesso il distributore dell'acqua funziona. Aspetta. Mamma mia, l'ha aggiustato. Perché? Che succedeva prima? Non funzionava, non ti dava l'acqua. Ma non è vero, a me la dava l'acqua. Te lo giuro, soprattutto col carrello. Fai vedere. Vediamo, vai. Ah, ok, bravissima. Ah, queste sono le pizze. Ragazzi, queste sono secondo me le cose più italiane che poteva mettere, ok? Ma questi sono nuovi. Sì, oddio. No, ci sono sempre il panino. Io non è nuovo, ma è diverso. È diverso. Sì, l'ha modificato. Sono più realistici. Cioè, realistici. Più colorati. Abbiamo il salumiere. Questa penso sia deli. Non lo so, penso sia la salumeria. Perché qua vedo del formaggio. Sì, dei... E qua c'è il. Come lo chiami tu? Carnezziere. No? Macellaio. E poi posso dirti una cosa? In America non ce l'hanno queste cose. È molto un supermercato italiano. No, lo so se ce l'hanno in America. Non sono mai stata. Comunque è bellissimo. E qua però, qua dietro c'è anche. Abbiamo anche il ruolo. Che ruolo è questo? Non so che non lo nome so ha. No. Mi sembra strano che lo metti qua. È diverso. È diverso. Mi ricordo che è diverso. Non so se sono pazza. Negozio di alimentari. Non lo so. Forse non è mai diverso il logo. Però adesso lo puoi prendere qua. Forse magazziniere. No, 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 no. C'è scritto proprio negozio di alimentari. Andiamo qui. E abbiamo
il magazzino dove si lascia, cioè dove tu vai a prendere i rifornimenti. Esatto. Che secondo me con dei props tu puoi mettere effettivamente il cibo qua e poi chi deve sistemare lo può prendere in mano e portarlo dall'altra parte. Ragazzi, penso bello, che il supermercato bello. Sia allora, una delle cose più belle. Credo che sia uno dei migliori aggiornamenti dalla casa con tutti i segreti. Vero. Beh, sono d'accordo. Casa con tutti i segreti, poi aggiornamenti un po' così e poi questo. È vero ragazzi, secondo me ha ragione Jenny, questo è un aggiornamento secondo me da 9, perché quello della casa dei segreti era 10. Questo è un aggiornamento da 9. Sono sicura che fra 2 settimane secondo me metterà altri negozi, o almeno io lo spero. Veramente bello, ma voglio testare una cosa. Ragazzi, voglio che voi mi roleplayate il supermercato e io voglio essere qualcuno che viene a fare la spesa. Voglio essere trattata benissimo. Ok. Vai, entrate, decoratelo, riempitelo di props, modificatelo come volete e mettetevi dei ruoli. Ragazzi, sono qui per fare la mia spesa oggi su Brookhaven. Ho preso già il carrello, vediamo cosa mi serve. Sì, qualcosa. Salve. Salve. Salve, non è che per caso ha tipo del pane fresco appena... Pane fresco? Sì, pane fresco. Aspetta. Oddio, però non salga sul mio pane, per favore. Ma abbiamo le rosette. Mi scusi. Queste rosette. Appena stanno udito su... No, mi scusi un attimo, ma lei ha appena... No, scusi. Mi lasci, ma cosa sta facendo? No, niente, il carrello lo sa. Ma lei ha appena stanno udito sul pane, non lo voglio più. No, ma che stanno udito? Vabbè, almeno mi dia un biscotto. Ciambelle. Basta! Ecco. Basta! Venga. L'hai pure mangiato! Ma che supermercato siete? Per vedere se era fresco, ma per favore. Ma lei è pazza, posso mettere... Oh sì, posso mettere il biscotto sul carrello. Ah, questa è nuova. Ok, allora faccio io da sola. Grazie signora, mi prendo questo. Ok. La torta non la posso prendere? No. No, non la può prendere. E cosa da bere? No, non posso prendere più Fa niente. Male, al colesterolo la torta. Per favore, si può fare i fatti solamente faccio la spesa? Grazie. Non mi deve Ma che è? Non mi deve toccare. Mi scusi. Ma qua terra è sporco. Qualcuno che... No? Vuole pulire lei? No, grazie. Va bene. Assumiamo. No, grazie. Allora, provo a mettere... Ma perché non posso mettere più di queste cose... Più di... Cioè, non posso mettere queste cose nel carrello. Ah, ecco. Ottimo. Adesso prendiamo questo. Chiudiamo qui. Ecco, il carrello è più sistemato. Prendiamo delle banane, mele. Ok, prendiamo tutto. Salve, buonasera. Qual è il numero? Salve. Serviamo il numero? Salve, no, io non ho tutto il giorno, eh. Jenny! Non abbiamo messo i numeri. Vabbè, numero uno. Io sono la numero uno, ha detto bene. Due. No! Serviamo il numero uno, signora. Prego, venga. Allora, cosa ha lei nel suo banco? Io nel frattempo prendo il panino, se non le dispiace, perché, insomma, buono, molto carino. Ma, insomma, che cosa mi può offrire? Del salame, formaggio. No, grazie. Ma questa... Ah, c'è pure il reparto adesso per gli animali. Molto carino. Peccato che non posso mettere niente nel mio carrello. Mettiamo qua la pizza, i gelati, questi fuori non lo so. Mi scusi, ma lei non era prima lì? Salve! Ma lei ha una faccia conosciuta! Perché ci siamo visti 2 secondi fa nell'altro bancone, nella salumeria, signore. No, quello era il mio gemello. Ma adesso non c'è più il suo gemello. Cosa vuole oggi? Non lo so, cosa date qua? Cioè, vendete... Ah, proprio la carne, voi avete qua i piatti. Prendo io, grazie. Non si può mettere nel carrello questo. Mi scusi, io come faccio a prenderlo così? L'ho messo io in props, devi chiederglielo. Scusa, avete qualcosa che posso toccare e mettere nel carrello? Signora, quella è la mia pausa. Ah, è per lei? Non la tocchi? Ah, quello lo mangia lei, ok, va bene. Vabbè, allora non voglio niente, sinceramente. Guarda, questo supermercato è un disastro. Non hanno pulito nemmeno a terra. Ok, prendiamo questo. Prendiamo. Ah, grazie, molto gentile. Grazie mille. Cos'altro posso prendere? Ah, le patatine. Ok, ottimo. Abbiamo qua il... Mamma mia, non ho mai avuto un carrello così pieno in tutta la mia vita. Mettiamo la cioccolata. Ne posso prendere solo una? Ok, no. Eccone qua. 2. E ci siamo. Guarda che carrellino che ho. Salve. Allora, quanto viene Dai, questo? Ho finito il mio turno. Salve, signora. Salve. Comunque, non so se si è notato, ma ha cambiato anche le cose come si mettono nel carrello. Il carrello sembra molto più vuoto ed è molto più bello così. Ma come faccio? Io faccio 3 cose e lei nulla. Se n'è andata? Jenny. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Signore, quanto viene? Signora, mi faccia controllare. Sono 500 euro.
Buona giornata. Via, 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 fermi. Via, 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 via,